Salve a tutti ragazzi e bentornati su Quei Due sul Server 2 con il nostro consueto angolo delle chiacchiere, perché da Cree25 ci è arrivata questa domanda: che ne pensate dei giochi AAA e dei giochi indipendenti? Quali sono quelli che preferite? Insomma, le caratteristiche peculiari di questi due mondi? Ne abbiamo parlato in sede di recensione di alcuni indie e in sede di recensione di alcuni AAA. Sì, e abbiamo dato alcune, non tutte, delle nostre idee al riguardo, perché spesso e volentieri ci sentite dire una frase: gli indie sono il domani, nel senso che gli indie hanno delle idee strabilianti che ormai i AAA non hanno più. Perché il AAA non può farsi venire una buona idea. Il AAA deve basarsi in gran parte su quello che già funziona. Prendiamo un AAA che si vantava di avere delle grandi idee: Watch Dogs. Watch Dogs prometteva un gameplay rivoluzionario, prometteva una tipologia di gioco mai vista prima e proponeva un'esperienza multiplayer incredibilmente profonda. Watch Dogs per il 95% è GTA. Per il 95%, per 5% era quella innovazione che era l'utilizzo di questi cellulari, la possibilità di hackerare tutti quanti. Però questa innovazione per il primo capitolo è stata un flop. Perché? Perché tutti si sono accorti che non era poi così profonda. Il secondo lo aspettiamo tutti, perché a questo punto sul secondo hanno puntato di più sulla profondità di queste meccaniche. Però ci sono delle meccaniche di base palesi e praticamente appartenenti a tutte le categorie di open world. Quindi è un gioco che osa, è un gioco coraggioso Watch Dogs? Sì, per il 5%. Perché per il resto è un GTA, ma non è GTA. Quindi non ha quel mordente che ha un GTA per ovvi motivi, perché Rockstar sono anni che lavora su quel concept, quindi è normale che l'abbia sviluppato, l'abbia perfezionato, con un 5% che non è neanche così incisivo, perché vi ricordo che anche Crysis 3 aveva lo stesso identico sistema di hacking, con un minigioco che ci permetteva di interfacciarci con cancelli, porte, torrette nemiche. Insomma, c'era già questa cosa ed era anche ben fatta. Ora, non se lo ricorda nessuno probabilmente, perché in pochi hanno giocato Crysis 3, e capisco perché se l'avete acquistato su console, perché è ingiocabile, 12 fps al secondo. Comunque, il punto è che chi ha il coraggio veramente di rivoluzionare, di osare, di fare qualcosa da 0 a 100 che sia nuova, è chi non ha così tanti miliardi da perdere. Esatto, e chi deve trovare l'idea per sfondare. Cioè, non gli serve la grafica a un gioco indie, magari non gli serve un comparto sonoro complesso creato da un compositore famosissimo. Non gli servono tante cose agli indie. Spesso e volentieri quello che serve è il cuore. E il cuore e la passione di un team, magari fatto in 2, 3, 4 persone, che vuole, ha un'idea in mente e la vuole portare a termine. E magari quell'idea è talmente vincente che viene apprezzata da tutti. Prendete un Undertale, prendete The Binding of Isaac, che è partito come gioco flash e tutti sanno adesso dove è arrivato. Ci sono tanti esempi, lo stesso Minecraft è partito dal nulla, è partito da un prodotto veramente becero. Ecco, Minecraft era l'idea delle idee, era veramente un'idea meravigliosa. Perché a noi Minecraft poi col tempo è cascato sul cazzo? Perché a quell'idea pura, pulita, assoluta, è stato inserito poi un siringone di elementi già visti. Cioè, abbiamo l'idea più rivoluzionaria del mondo, anziché marciare su quella, riempiamolo di elementi GDR, cose già viste, i livelli e le magie, e trova il libro degli incantesimi, incanta la spada, magia più 5. Cazzo, perché sporcare un'idea così bella con elementi già visti? Di solito è il contrario, si prende un'idea già vista e si cerca di infilarle, come Watch Dogs, no? Si cerca di infilarle dentro degli elementi di novità. Minecraft ha avuto l'effetto opposto, era più bella la prima versione in cui non si sapeva un cazzo, ma era avventuroso il gioco. Adesso ci sono le wiki, ci sono tutte le guide che ti pare e ci sono i livelli come in World of Warcraft. È diventato un MMO dove piazzi cubi.
Porco Giuda! Beh, lì sappiamo tutti che i livelli poi servono agli incantesimi, ovviamente gli incantesimi però ti rendono più forte ed è questo che si ricollega a quello che dice lui. I livelli di per sé non servono, servono dal momento in cui tu utilizzi per potenziarti ed è normale che questo in qualche modo vada a ledere poi un long game, no? Dopo che giochi tante ore, in qualche modo tu sei iper skillato rispetto a uno che entra, giustamente tu hai la spada più 1000 di magia, fuoco, affilata quanto basta per segare la testa di un nemico appena entrato, e quindi è normale che rovini in qualche modo il gameplay di altre persone. Ma da una parte la profondità in qualche modo doveva essere inserita per svecchiare quel concetto che poi poteva alla lunga stufare, cioè questo mondo infinito, raccogli le pecore, c'hai la solita spadina. Noi l'abbiamo sempre detto, il modo giusto secondo noi per svecchiare Minecraft, per dargli qualcosa in più, sarebbe stato sicuramente rendere un po' più attivi e intelligenti i nemici, cioè i mostri. Implementare un mondo in LAN che è stato fatto, quindi per poter giocare in 3-4 persone insieme, costruire insieme, quello è stato fatto ed era veramente la via giusta, ma giocare in 4 contro degli stronzissimi zombie non ha senso. Ci sarebbe voluto un po' più mordente sulle creature, ci sarebbe voluta un po' più sfida, perché la vera modalità di Minecraft è la modalità in cui se muori, muori. Cioè secondo noi è quella che dà più l'hardcore. Sì, l'hardcore, quella è la modalità che dà più emozioni. Quindi, questo è l'effetto che fanno certi AAA, cioè imbottiscono il mercato di roba già vista con qualche puntina di nuovo. Gli indie invece sono sempre fighi, cioè guardate Unravel. Unravel ci sono delle meccaniche che conoscevamo già, ma porco Giuda, un gioco del genere, pensare che si tratta di un team di sviluppo indipendente è incredibile. Salt and Sanctuary. Salt and Sanctuary è geniale. Infatti è uno degli indie forse attuali, Souls-like, quanto volete, però più profondi in assoluto, che hanno una storia, hanno un gameplay che ti appassiona, una rigiocabilità infinita, sono 70 volte che ci facciamo le prime 2 ore di gioco, colpa sua, però insomma, alla fine è figa anche questa situazione, non ti scoccia, esattamente come un Dark Souls, una volta che lo capisci. Rigiocabile tantissime volte per tantissimi motivi. Invece molto spesso si vedono dei AAA, quante volte finito un AAA andate da GameStop e rivendete il disco? Quante volte succede? Questa cosa non succede con Minecraft, non succede con un... Ah, io voglio sapere GTA, se... con GTA non succede perché lo aggiornano di continuo, insomma è un gioco fatto e creato per andare sul lungo periodo. Poi se funzionasse pure il gioco sarebbe proprio... Vedremo un GTA 6 fra, non so, 4 anni probabilmente, insomma. Ma è giusto così, non deve uscire un gioco all'anno. Altra cosa abbastanza inquietante dei AAA è che escono una volta all'anno, e questo prevede dei tempi di creazione molto brevi, in genere 2 anni, 2 anni e mezzo, perché ci lavorano magari team alterni. Invece un indie esce quando esce. Sì. La situazione è questa. Cosa ne pensiamo degli indie rispetto ai AAA? Gli indie hanno le idee, i AAA hanno i soldi, i AAA sono commerciali, gli indie invece partono da una nicchia e poi magari si dipanano a tutta l'utenza globale, diventando magari anche dei AAA, come è successo magari a un Dark Souls che è partito da Demon's Souls, che lo giocavano veramente in poche persone, poi la nicchia è cresciuta a dismisura, attualmente è un gioco commerciale, è un gioco assolutamente commerciale. Ed è questo che di questo si lamentano la maggior parte della community forte che c'ha Dark Souls. Invece è un'ottima cosa che Dark Souls diventi un gioco commerciale, perché così potrebbe finire anche nella casa di chi non è ossessionato dalla saga, e quelle persone potrebbero giustamente incazzarsi per certe mancanze. È bellissima la globalizzazione di certe cose, perché finché ve la cantate e ve la suonate voi fan di vecchia data, non vedrete mai certe cose, no? Quando arriva gente come noi che di sta saga non gliene frega un cazzo, comincia a vedere delle magagne e probabilmente lo faranno sempre più giocatori, perché diventerà un gioco AAA a tutti gli effetti. Ebbene, probabilmente From inizierà a tappare qualche buco, per la gioia nostra e magari anche vostra se ci riflettete. Sì, ma guardate che l'idea di Dark Souls è geniale, cioè l'ambientazione è geniale, le musiche sono geniali, tutto è geniale, ma porco due, il sistema di combattimento
e la tecnica che usa From per sistemare alcune cose è una merda. Così come il netcode, è sempre pessimo. Lo vedete, e non è che o veramente quando succedono queste cose chiudete gli occhi, urlate fortissimo, oppure dovete vederle anche voi, dovete vedere che c'è gente che cheata e che non ci sono controlli sul cheating assolutamente, non c'è un controllo sul cheating, così come non c'è un controllo sui ping. Uno può laggare 2000 e voi che magari avete una buona connessione non lo prenderete mai e schiattate per quello. Cioè, l'avete visto, abbiamo fatto diverse partite anche insieme a Sabaku no Maiku. C'era Sabaku no Maiku e non è mai andata bene la sì connessione. E ci dispiace perché potrebbe essere davvero un giocone, partiamo da qui, è un giocone, ma potrebbe essere quello che si avvicina di più alla perfezione. E invece no, perché... E cercate di capirlo anche voi. Ah, comunque, chiudiamo questo, perché poi a noi piace parlare su cose che poi ci appartengono, perché sì, ormai Dark Souls è entrato in qualche modo. Dark Souls è praticamente l'esempio perfetto, cioè dal nulla cosmico è diventato una grossa realtà. Non credo si potesse definire un indie vero e proprio, perché comunque un gioco per PlayStation, comunque è uscito per Sony, va bene, tutto quello che volete, però... Comunque sia un gioco piccolo, una piccola realtà, e alle piccole realtà noi diamo sempre il massimo supporto. Ci vedrete sempre chiudere un occhio sugli indie, perché sappiamo che sono giochi con un potenziale di miglioramento infinito. Chiudiamo meno gli occhi sull'ennesimo Assassin's Creed che non funziona, perché ormai hanno rotto il cazzo, potresti aggiustarlo. Se un indie non funziona, ci sentiamo di essere magnanimi. Se un AAA non funziona, va bacchettato pesantemente.